Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Come vedete da questo computer qua, bello in mezzo a noi, oggi estrazione del vincitore del contest delle collezioni. Contest delle collezioni, io oggi sono felpato perché sono abbastanza costipato. Lui invece, come sempre, è in maniche corte, oh, nonostante ci sono meno 5 gradi anche all'interno dell'ufficio. Ma come si svolgerà il contest? Cosa abbiamo pensato di farlo svolgere? Come si svolgerà? Ci sarà un vincitore che abbiamo decretato noi dopo aver spulciato le vostre fotografie, che sono state veramente tante, veramente divertente. E poi abbiamo deciso di scegliere quanti? 3? Allora, praticamente un vincitore che vincerà un pop a scelta tra due che dopo vi faremo vedere, e poi verranno estratti tra tutti gli altri, quindi tra i non vincitori che sono già qua dentro, scritti, 3 coupon da spendere, da utilizzare sul sito 2stime.it, però dopo vi spiegheremo ancora meglio. Non volete utilizzarli? Vendeteli, fate quello che volete. Condivideteli con i vostri amici, tanto i coupon vi verranno regalati, così come a 3 persone, come se non ci fosse un domani di coupon. Quindi ragazzi, dopo questa serie di stronzate, sigla. C'è un po' giù la voce. Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me, ma dici a me. Adesso vi faremo vedere così in sequenza molto random alcune delle foto che ci sono arrivate. E non è detto che tra queste foto ci sia già dentro il vincitore che noi abbiamo già scelto. Potrebbe essere, facciamo vedere un po' così a caso, senza neanche citare l'autore. Citiamo anche l'autore. Qua abbiamo una foto ancora piccola! Questa è una foto di, per esempio, Anna Miriam Esposito, che ci mostra la sua esposizione all'interno di una stanza. La sua cameretta con tutti i pop e poi ovviamente quello che possono essere tutti gli addobbi che una ragazza ha nella sua cameretta. Qui abbiamo una foto di Christian D'Onofrio, qua mostra la sua collezione o parte della sua collezione su una mensola con una serie bellissima, di film e di CD musicali. Soprattutto è molto bello vedere le vostre foto delle vostre collezioni, perché ci fate capire anche che serie in questo caso vi aggrada di più. Ad esempio Christian in questo caso la serie horror, cioè tutta la serie, una parte della serie horror. Qua abbiamo una foto di Giulio, che si firma solo Giulio, non c'è il cognome, e abbiamo questo pop su ringhiera con sfondo marino, credo. Dici che è il mare quello là dietro? Io mare non ne vedo. Beh, non si vede la montagna però, quindi sembra il mare. No, questo non vedi che ci sono tipo delle colline dietro? Sì, ma questa riga qua è il mare, no? Ma quelle sono le nubi, sono. Dici che sono nubi? Ma a me sembra il mare. Vabbè, so, io pensavo che vedi questo qua sotto che ma no, è verde, scusa, non sono daltonico. Comunque anche questa foto è molto carina. E ragazzi, io questo personaggio non so chi sia. In questo momento mi sfugge, sembra terribilmente. No, non lo dico perché è una stronzata. No, è molto bello come pop, però sinceramente il personaggio sento in questo momento... Sento che mi sto ammalando. Sì, non so come mai. Ma andiamo avanti a farvi vedere altre foto così random. Ma non è detto che se non vi sentite nominati in queste foto, non vi preoccupate, ne stiamo scegliendo un po' a caso. Questa è la foto che ci ha mandato Guido Ragazzi, e vediamo un ciccionissimo, obesissimo grande Peter Griffin con di fianco quella che è una lattina di Coca-Cola e dietro dei succhi di frutta. Chissà se è ancora in frigorifero, dici che l'ha dimenticato? Ma questo rumore che sentite sono dei cavalli nell'edificio a fianco. Aspetta, sono veramente dei cavalli. Qui abbiamo un'altra foto. Aspetta un attimo. Vai. Qui abbiamo un'altra fotografia particolarmente carina, insomma, è quella di Luca Di Pasquale. È un mosaico di diverse fotografie della sua collezione. Sì, vediamo ad esempio Buzz Lightyear, poi abbiamo dei pop di Dragon Ball, abbiamo i pop della Disney, delle DuckTales con Paperone, e poi tanti tanti altri. Comunque complimenti perché hai fatto un bel bel mosaico. Bello, io direi di estrarre il primo coupon, cosa dici? No, per quanto riguarda il coupon attenderò un attimo, perché vorrei farvi vedere anche un paio di foto così prese random, dove ad esempio c'è questa foto di Niccolò Maverick Sanna, che tra l'altro mi piacerebbe sapere se il suo nome, secondo nome o nickname Maverick è derivato dal film di Top Gun oppure dalla MotoGP, da Maverick Vignale. Esatto, infatti però Maverick Vignale si chiama così perché i suoi hanno guardato Top Gun. Pensa se lo chiamavano Tom Cruise, qualcheduno sì, come soprannome.
Nicolò, Tom, Maverick, Sun. Vabbè, insomma. Direi che possiamo cominciare a estrarre quelli che sono i vincitori dei coupon, per arrivare poi per ultimo a definire qual è, sarà il vincitore. Il vincitore ovviamente non è qua dentro, per evitare di, cioè, di pescare, esatto, per sbaglio. Quindi ovviamente, sono tutti, perché noi sappiamo già a chi abbiamo dato, diciamo, la vittoria per quanto riguarda le foto. Però ci faceva piacere farvi vedere quelle che erano le foto che c'erano arrivate. E nel frattempo, appunto. E nel frattempo estrarre quelli. Ma non si sono, vede, aspetta qua. E nel frattempo estrarre quelli che sono. Quelli che sono i vincitori dei tre coupon, ok? Il primo. Allora, attenzione, perché chi vincerà il coupon dovrà contattarci sulla nostra pagina Facebook, perché gli verranno date tutte le istruzioni. Nel caso. Del cazzo. Allora, con il primo nome, il vincitore del primo coupon in questo caso è Francesco Ciminelli. Grande Francesco. Francesco Ciminelli, spero che si veda. Se non si vede, fidatevi. Che fotografia, la fotografia la state vedendo in questo momento. Ora io la vado a cercare. Sì, tanto è sovrimpressione, quindi anche se non la cerchi fa niente. Francesco Ciminelli, zac. Ah, ok, questa fatta nel boschetto con proprio davanti a tutti il cappellaio matto. Quindi complimenti, Francesco, per essere il primo vincitore del coupon. Quindi contattaci sulla pagina Facebook e ti daremo tutte le istruzioni. Del caso, qui abbiamo un'altra fotografia, e questa è di Gabriele Innocenti. Devo dire, niente anche lui male. Molte fotografie all'aperto nel boschetto, ma abitano nello stesso posto. Si vede che sono degli amici, degli amici nella famosa Pineta Via Regina, probabilmente. Così. Poi andiamo avanti, dopo estraiamo il secondo vincitore del coupon. Chi è questo? Gioacchino Bellafiore. Gioacchino, che vedi, amantissimo dei fumetti, soprattutto di Topolino. Harry ci Potter, sono abbiamo dei DVD, penso. Ciccio Gamer. Le foto, esatto. E un sacco di energy drink. Ammazza, no, sono le palline queste forse. Beh, no, no, energy drink. Pensavo che fossero dei tubi delle palline. Questi sembrano dei tubi del tennis. Poi è bello quando ci arrivano le foto. Noi cerchiamo di interpretare cosa ci può essere dietro nei mobili, eccetera. Un altro. Però la nostra vista da ciecati non ci permette. Non ci permette certe cose. E quindi andiamo avanti con il secondo coupon. Secondo coupon di chi è? Gloria Franchi. Gloria Franchi. Che fotografia aveva Gloria? Vediamo. Andiamo a vedere. Magari noi l'abbiamo già fatta vedere, ma non ci Gloria Franchi, eccola qua. Qui, ok, abbiamo la sua mini libreria con i pop e una serie di altre cosucce tipo. Vedi, però hanno fatto molto breccia i pop di Death Note, perché in molte foto compaiono innanzitutto Ryu, che è qua dietro, sì, anzi di fianco a una bottiglia blu. Una bottiglia blu. Ah, c'è dietro una bottiglia blu? Ah, pensavo che era una battuta. E poi abbiamo anche il grandissimo pirata Jack Sparrow. Ma andiamo avanti così a caso, prendendo un'altra foto. Questa l'abbiamo già vista. Un'altra foto, questa di chi è? Ilenia Costanzo, che ha la collezione di Dragon Ball, non solo di Funko Pop, ma anche di piccole statuine sempre di Dragon Ball. Ma andiamo a estrarre il terzo coupon. L'unica cosa che si chiederanno è: da quant'è questo coupon? Allora, il coupon in questo caso prevede uno sconto del 15%, ragazzi, utilizzabile sul sito 2stime.it, ma però per maggiori informazioni eccetera potete contattarci, perché dovete contattarci, perché appunto vi dobbiamo dare tutte quelle che sono le istruzioni del caso, certo, la validità. E poi se non volete spenderli voi direttamente, qua ci sono gli altri, come vedete, potete anche offrirlo, condividerlo a un vostro amico. Chi ovviamente volete? La validità è per una persona, che potete condividerlo a eccetera. Quindi comunque, chi è il vincitore del il terzo? Il vincitore in questo caso coupon è Ale Trecca. Alessandra o Alessandro? Questo non lo so, ed eccola qui la sua. Beh, una notevole collezione comunque, guarda un po' che bella. Ale Trecca, sei il terzo vincitore del coupon, quindi coupon del 15% in questo caso. Grande fan di Assassin's Creed. Poi due, anche di Stranger Things. Già, c'è coso. E poi, esatto, poi se non sbaglio c'è anche Sheldon Cooper, grandissimo. Quindi grandissimo. Anche Star Wars, bravo. Quindi voi vi state domandando, complimenti ai tre vincitori dei coupon, chi sarà il vincitore del pop? Quali pop potrà scegliere? Allora, esatto, innanzitutto guardiamo quali sono i premi che potrà portarsi a casa, in questo caso, il vincitore. Dai. Cominciamo. Secondo me sono tutti e due belli. No, sono belli. Cominciamo con Scarecrow, che sarebbe praticamente lo spaventapasseri. Scusate, lo spaventapasseri. Presente nella serie animata di Batman. Secondo me è molto bello. Bellissimo, questo pop, ragazzi. Bello. Veramente, vedete che qua non è che tiriamo fuori così dei caso, pop che fanno cacare, cioè, mettiamo in palio anche delle cose che hanno il loro perché.
e non mi stavo toccando sotto il tavolo, ma stavo cercando il pop il pop di Harley Quinn, che non lo trovavo, come stavo nella versione di Arkham Knight. Quindi ragazzi, questi qua sono pop che il vincitore potrà scegliere, uno dei due, ovviamente non tutti e due, perché va bene essere bravi ma non imbecilli. E in questo caso ragazzi possiamo finalmente definire il vincitore, che è, ma attenzione, vi ricordo prima di definire il vincitore di iscrivervi alla pagina Facebook di Tandem per seguire il nostro seguire il nostro profilo Instagram, su Instagram, e poi ovviamente tutti quelli che sono gli altri social, Tumblr, Twitter, eccetera. Comunque di tu chi è il vincitore? Il vincitore è in questo caso Federico Braghiroli, e potete ammirare la sua fotografia che abbiamo trovato in assoluto la più bella e originale e spettacolare, ma colorata tu, di tutti. Ma tu che hai questo occhio da fotografo, no. Perché in questo caso mi hai detto questa potrebbe essere la foto vincitrice del contest? Io ti ho detto sì, perché d'impatto a me piace tantissimo, però a livello tecnico in questo caso... Beh, ho usato un fisheye per fare la foto, ma non penso che abbia usato chissà quale attrezzatura. In ogni caso è molto bella. Però dà il senso. Dà il senso di... così con questo pop in primo piano. Soprattutto, esatto, per quanto mi riguarda la scelta del pop da mettere in primo piano... Mi sembra molto ampia come caso. Sì. Invece sono poi 3, 6, 7, sono 10, però sembrano molti di più. Bravo. E caro Federico, scusa. Caro Federico, secondo me questa foto la potresti intitolare il mio esercito di pop. Una fantasia incredibile. Comunque Federico, tu hai vinto, contattaci sulla nostra pagina Tandem, scegli uno di questi due pop e che... E mandaci il tuo indirizzo per spedire. No, voglio dire solamente una cosa, che tutti e tre i vincitori del coupon da spendere, da utilizzare sul sito 2stime.it dovranno contattarci sulla pagina Tandem, lo sconto del 15% e ci saranno ulteriori istruzioni che vi daremo. Esattamente, comunque ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al contest, non sappiamo che fine abbia fatto Nerdmat che voleva tutti i costi. Esatto. Questo contest, c'è un aspirapolvere accesa, questo è il rumore che probabilmente sentite, ma noi andiamo avanti. Un video pieno di sorprese oggi. Un video pieno di sorprese, quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, non demoralizzatevi, ci vediamo al prossimo video e ci vedremo a un prossimo contest. Esatto, quindi un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele, ciao. Grande Federico. Adesso passa di qua col trapano.